E sono sette vittorie consecutive come quelle del Pescara di Zenek Zeman, ma al di là dei numeri che pure nel calcio hanno la loro valenza, conta la classifica che dice meno 5 dalla zona Serie A diretta. Ma il pensiero al 91esimo di Pescara Bari va già alla gara di Salerno, con i biancazzurri pronti a suonare l'ottava sinfonia. Si comincia in un clima di grande entusiasmo e di fronte ad una cornice di pubblico imponente con oltre 14.000 spettatori, di cui 2.000 ospiti. Il Pescara parte in quarta e all'ottavo Ben Ali crossa per la Padula, che a due passi da Guarna colpisce sporco mettendo al lato. Al quindicesimo si infortuna Contini e dal suo posto entra Rada. La gara non lascia davvero passare un attimo senza emozioni e al diciassettesimo si rivede la formazione di casa con un tiro centrale di Ben Ali. E l'11 di Massimoddo a fare la gara, con il Bari pronto a sfruttare in contropiede la velocità dei suoi avanti, ma al ventunesimo è capitan Memusciai ad essere pescato in area ospite con il tiro a botta sicura e il miracolo di Guarna che devia in calcio d'angolo. La supremazia dei biancazzurri è evidente, anche se in avanti manca un po' di precisione sotto rete, ma ci pensa chi se non Gianluca Lapadula a mettere le cose a posto, e dopo essere scattato in posizione regolare si porta davanti a Guarna e con una zampata felina mette la sfera in rete alla mezz'ora per l'1-0. Sugli spalti è festa grande tra i tifosi biancazzurri, che continuano ad incoraggiare a gran voce i propri beniamini. La prima e unica vera occasione ospite arriva al 47esimo con un colpo di testa di De Luca sugli sviluppi di un calcio d'angolo e con la parata prodigiosa di Fiorillo che devia in calcio d'angolo. La ripresa si apre all'ottavo con un'azione avviata da Verre e con Caprari che non riesce a finalizzare davanti a Guarna che gli chiude lo specchio, ma il Bari è in agguato e trova il pareggio con la pulce De Luca, che non è un gigante ma che riesce di testa a mettere alle spalle dell'incolpevole portiere pescarese su perfetto cross di Defendi. Tutto da rifare per il Delfino, che dopo aver mancato il raddoppio si ritrova così nuovamente a dover provare il nuovo vantaggio. Al 14esimo il Bari, rinfrancato dalla rete di De Luca, si rende nuovamente pericoloso con Rosina che su punizione mette di pochissimo sopra la traversa. Memusciai e compagni sembrano accusare il colpo e ci mettono qualche minuto per reagire. Oddo getta nella mischia Verde all'esordio e poi Mitrizza, richiamando in panchina Verre e Ben Ali. Ma il dolce è dietro l'angolo, visto che al 34esimo la Padula crea e Caprari conclude in maniera vincente, andando ad esultare sotto la curva nord. Ma non è ancora finita, visto che allo scadere ancora lui, la Padula, fa il suo facendo esplodere la nord e segnando la rete del 3-1 e la 14esima perla di una stagione memorabile. Sì, siamo contenti perché siamo riusciti a mantenere il cuore caldo e la mente fredda. Insomma, non era una partita facile. Abbiamo incontrato una squadra sicuramente di valore, che è venuta a giocarsi la partita, quindi complimenti al Bari. Però direi che tutto sommato, insomma, è stata una vittoria meritata. Abbiamo sofferto 20 minuti, una ventina di minuti. In realtà nel primo tempo non c'è stato. No, abbiamo sofferto una ventina di minuti nel secondo tempo, però ormai questa squadra ha acquisito la capacità di riportarsi la partita come vuole. Sono convinto che questa squadra ha grande potenzialità. Ovviamente bisogna dimostrarlo. Complimenti va presto, ti fanno piacere. Sì. No, i complimenti fanno sempre piacere. È una squadra che ha grandi margini di miglioramento. Io credo fortemente in questo gruppo, a patto che rimaniamo sempre con i piedi per terra. Se ogni tanto qualche scossone la dà l'allenatore, i giocatori devono stare sempre con i piedi per terra. A volte lo si fa per mantenere i piedi per terra ai ragazzi. È stata una partita un tempo a testa, secondo me, purtroppo è questo, loro il primo tempo, noi il secondo tempo. Poi nel momento in cui stavamo spingendo c'è stato un gol preso da dilettanti, quindi abbiamo preso gol, un rilancio del portiere che si poteva benissimo evitare. E se segnava Maniero il 2-1, penso che Pescara non avrebbe avuto più la forza di uscirne. Invece il gol l'ha galvanizzato, una squadra che si gasa. E poi 3-1 è stato abbastanza pesante. Si è visto per sei mesi di continuo, anzi è migliorato anche adesso, anche mentalmente è cresciuto, quindi è stato un buon Pescara. Diciamo, al primo tempo mi ha fatto vedere un bellissimo calcio. Ma guarda, prendi un gol così, ti taglia le gambe, poi ha preso il momento in cui stavi spingendo e Pescara non aveva più la forza di uscirne fuori. Stavamo benissimo, abbiamo presidiato bene le fasce, quello che dovevamo fare il primo tempo. So che il primo tempo non abbiamo fatto, il secondo tempo molto meglio, tutto qua. È normale che se fai gol prima porti a casa il risultato, perché loro stavano anche un po' sulle gambe. Però non è successo, complimenti a loro che hanno sfruttato l'occasione.